Ciao amici, queste sono le date del tour 2023 dove possiamo incontrarci nelle varie città, italiane e non. Milano, Torino, Lugano, Padova, Bergamo, Trieste, Trento, Brescia, Firenze e Reggio Emilia. Vi aspetto a teatro! Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sono nel mio bagno, se mi vedete i capelli bianchi non spaventatevi, non sono invecchiata di botto, ma ho appena spruzzato lo shampoo secco che adesso andiamo a togliere insieme. Ho detto, perché non svegliarsi la mattina alle 7 e fare subito il vlog? Ecco qua, infatti mi sto truccando perché sto andando alle prove di Vigor Rock. Vi faccio vedere come funzionano le prove di un musical. Ieri sono andata a fare il primo giorno di prove. Ho conosciuto un altro ragazzo che lavorerà con me e volevo fare delle riprese. Sono riuscita, ma solo per pochissimo tempo. Questo è quello che è successo ieri, così intanto vedete un po' che cosa ho combinato. Buongiorno amici, sono sotto la pioggia. Oggi è un giorno speciale perché iniziano le prove di We Will Rock You. Sapete che sono la protagonista di questo musical, anzi ne approfitto. Come avete visto l'ingresso del video. Ciao! Ah, ciao! La regista! Buon anno! Buon anno! Comunque ragazzi, adesso rinizio di nuovo le prove. Qui c'è tutta un'atmosfera particolare perché non tutti sono convocati e al momento solamente io e il protagonista e tutto il corpo di ballo che sta facendo tutta la parte corale in un'altra stanza. Io sono qui dentro, qua dentro, ecco qua. Adesso poi vi faccio vedere qualcosina. Mi ragazzi, praticamente prima stavo camminando e ho incontrato la regista. Abbiamo già iniziato, ho fatto già pausa pranzo, vi faccio vedere il copione. Ecco qua, queste sono tutte le scene del copione. Guardate come l'ho rilegato, cioè sono veramente una cafona. Infatti si sta tutto sbagliando, vabbè. Ma l'importante è che lo studio bene, abbiamo già fatto la scena. Quadro ospedale, questo qua. Ho messo queste. Tutte rotte già. Ho anche finito lo shampoo secco, quindi la pazza stamattina. Stasera me li lavo, giuro. Non avevo proprio voglia di lavarli. Mi faccio una bella coda alta. Questa spazzola che ho è una spazzola che praticamente avrà tipo 15 anni. La utilizzo perché l'avevo comprata tantissimi anni fa quando mi ero fatta l'extension. E poi mi è rimasta perché è una spazzola che non tira i capelli, cioè non ti dai per l'extension in realtà. L'ho pagata 20 euro, tipo una roba del genere, quindi neanche poco. No! Tutto l'olio! No, era nuovo! Era nuovo! Ma cavolo! Senti che odore di olio! Che palle! Ma perché? No, questa mattina è iniziata male! Lo sapete come ho fatto queste righe qua? Che sono venute un po' uno schifo? Con il, diciamo, il trick che ho visto su TikTok dove si prende la matita, si puccia qui sul dito, infatti vedete che è nero, e poi si fa così. Sono venute schifose. Trick di TikTok, cioè praticamente non funzionano mai. Li vedi a queste ragazze che fanno e a loro funzionano e a noi no, quindi non li fate. E poi ieri è stata una giornata veramente lunghissima. Quando si lavora in sala prove il problema è proprio che non hai la concezione del tempo, perché siccome sono delle sale, oggi vi farò vedere, sono delle sale che stanno giù, tipo che non hanno la luce. E il problema è che tu passi praticamente le ore della tua giornata lì sotto ed esci ed è già notte e sei entrato che era giorno. Quindi hai un po', diciamo, perdi un po' la cognizione del tempo. Io indosso l'apparecchio, non vi schifate, però questo è l'apparecchio che indosso. Ho messo degli orecchini che sono, diciamo, dei miei preferiti in questo periodo, che sono questi qui, uno con la nota musicale e uno con un ottavo. Andiamo. Questo succede ogni mattina, stufetta in bagno e loro due ferme che non si muovono. Ciao pulsolite, mi devono aspettare, se no non scendono giù. Cioè, pensate come sono carine. Stiamo andando, Luca
praticamente sta guidando e stiamo andando, praticamente lui andrà a casa dei suoi con le puzzoline che sono qui dietro. Mentre io sono pronta per andare alle prove, quindi oggi sarà una giornata intensa. Il tempo a Milano fa veramente schifo. Tra l'altro, Kurko sta aiutando i suoi a dipingere casa come un bravo metto, vero Kurko? Infatti c'ha tutti i pantaloni sporchi di vernice. Quello sono anche mal di schiena. Mal di schiena. Ci siamo svegliati tutti e due che avevamo mal di pancia per il sushi di ieri. Però era buonissimo. Ma secondo me proprio perché ci aveva smosso qualcosa, insomma, vabbè. Ed ecco qui, patatine. Voi dovete rimanere con Lu, non potete venire con me alle prove, eh? Te le lascio, Cucu. Ciao amore, ciao. Ciao amore, ce la fai a prenderle adesso? Te le do io. Allora, la pazza, eccola qua. Vieni qui, amore, dai, vieni. Vieni, vieni qua, dai, vieni. Oh. E l'altra cicciottella, eccola qua. Ciao. E adesso si va alle prove. Ed eccomi qua, sono arrivata alle prove. Adesso vi faccio vedere da dove si entra e che cosa... E, diciamo, si fa durante la giornata le varie sale. Sbaglio sempre entrata, cioè proprio a sbaglio completo ogni volta. E, tra l'altro, guardate ieri cosa è successo quando stavo per registrare e ho incontrato la regista. E guardate che figa la mia tuta bianca. Sperando che adesso non sbagli l'entrata. Allora, queste sono praticamente le nostre scenografie, ve le faccio già vedere, stanno già montando qualcosa. Tra l'altro è pomeriggio, c'è stato un salto temporale perché non vi ho potuto far vedere niente. Questi sono i nostri case, alcuni materiali di scena sparsi, qua c'è una parte di costumeria che io posso riprendere di nascosto e vi faccio vedere. Io sono qua, mi vedete? Eccomi! Quindi entriamo un po', ma adesso vi faccio vedere anche che cosa mi ha dato dopo 2 anni la costumista. Queste sono delle parrucche, se non sbaglio questa è la mia, questa è la mia parrucca da emo, questi l'hanno messi dopo ma c'ho i capelli viola, vedete? Neri e viola, sembra mercoledì. E poi, ah vabbè, qua abbiamo dei alcuni trucchi vari, trucchi, trucchi e trucchini, costumeria, ma andiamo a vedere che cosa c'è nella sacca che mi ha dato la mia costumista. E praticamente io questa sacca l'avevo dimenticata perché questo spettacolo l'abbiamo chiuso con il Covid. Quindi era, diciamo, il periodo 2019-2020, scoppia il Covid e io praticamente non faccio più questo spettacolo. Ma eccola qua. Ciao, eccomi qui, oggi tutta di nero tra l'altro. E mi ha ridato la mia, no, non ci posso credere, mi ha ridato la mia sacca con i copioni, eccoli qua. Di We Were Rocky, questo musicale piano, ah perfetto, così non lo devo più stampare. E adesso per me questa roba è assurda perché sono 2 anni e mezzo che non so cosa c'era nella mia sacca. Lo scopriremo insieme. No, non ci voglio credere. Salviettine Licia, tutta una serie di forcine. Ok, ma cos'è, Marta Rossi? Vediamo, sarà, magari era un fan. Vediamo, grazie per queste giornate, grazie di essere la mia amica speciale, sei unica e vera, ti voglio bene, Fra. Ah, Francesco, sì. Poi un borotalco, che non so cosa mi servisse, beh, ce l'ho. Poi, ma cos'è? Ah, la fascia per i capelli, eccola qui. No, il mio fissante della MAC, ancora qui, assurdo. E dove è finita? La mia... No, ma dov'è? Io questo glielo devo dire. Manca. No, assolutamente. Un'acqua che avrà 2 anni e mezzo. Ma se... vediamo se quando scade quest'acqua. Ah, vabbè. Non c'è la scadenza. La potrei quasi riutilizzare. Che dite? La bevo dopo 2 anni e mezzo? Meglio di no. Insomma, fazzoletti come se piovesse. Calze. 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 Mutanda. Mutanda, calze, no, queste per la testa e le ciglia di scaramuccia, eccole qua. Ah no, c'è anche qui un altro per pulire il viso, altre forcine, come se piovesse, adesso magari le rimetto un po' in ordine perché insomma così anche no, altre ciglia finte,
ne ho un bel po', un'altra fascia, il portamicrofono mio personale. Un sacco di cose alla fine, raga, proprio tante, tante, tante. Vabbè, comunque sono molto contenta, oggi sono un po' stanca, anzi mi metto il cappuccio. Sono un pochino stanca, però sono molto felice. Stanca ma felice. Stiamo lavorando tutti i giorni senza sosta, è uno spettacolo molto impegnativo perché dura tanto, si canta tanto, si recita tanto, quindi insomma ci sarà molto da fare. E anche trovare l'intesa tra i personaggi è molto particolare, quindi bisogna insomma darsi un po' da fare. Stiamo per provare la parrucca di Scaramouche. Con la Claudia, che è bellissima, amore. Allora, dovete sapere che la Claudia è la mia prima truccatrice in assoluto, l'unica che mi ha messo le mani addosso a teatro. E non l'ho picchiata. Non mi ha picchiata. Esatto, sottolineiamo che non si sa mai. Bravissima, veramente. E questa è la parrucca del secondo atto, perché questi si staccano e poi prima sono così, adesso la vedete poco aggiustata, ma poi va lavata, insomma. Vedrete il cambiamento. Dire che mi sono dimenticata di riprendere è poco. Sono arrivata a casa, ho già mangiato. Mi devo ancora lavare i capelli, ma mi sa che lo farò domani mattina. Ma sono già qui con la mia topolinetta che sta dormendo. Oggi è stata una giornata di prove abbastanza impegnativa. Mi sono divertita, ma sono molto, molto, molto stanca. E cucù, ma che come mi guardi, cucù! Ehi cucù, come mi guardi cucù, guardate come mi guarda cucù, ciao cucunina, cucù, amore, cucchina, cucchinetta, se ve lo state chiedendo Queen è qua sotto, quindi c'è anche lei. Grazie per essere stati con me anche in questo video. E insomma, le cose da fare sono tante. Teatro è molto impegnativo, però anche molto bello, quindi sto leggendo tutti i vostri commenti: dove verrete a teatro, verrete a teatro, verrete a teatro, sono felice. Intanto ci vediamo al prossimo video, pollicino su e lasciatemi un commento così vi rispondo quando arrivo a casa dopo le prove. Vi mando un abbraccio.